In questo video, costruiamo insieme il piano terra. Creeremo pareti, finestre, porte, scale, pavimento, soffitto e vani. Seleziona il quadro 101, assegnagli i livelli e quindi aprilo. Spesso è preferibile lavorare con le palette fisse. Nell'assistente BIMISI 2022 trovi tutti i componenti necessari preconfigurati con tutti gli attributi per l'esportazione IFC. Innanzitutto, hai bisogno della palette Assistenti. Qui, puoi lavorare con gli assistenti e gli stili, oppure puoi semplicemente rilevare la parete con un clic destro del mouse. Per le pareti multistrato, può essere utile spostare l'asse componenti tra gli strati della parete nelle sue proprietà. Definisci il punto di partenza della tua parete, selezionandolo con un clic e, se necessario, capovolgilo. Ora puoi realizzare da solo le altre. Bene, hai già finito. Ora continuiamo con le pareti interne. Puoi procedere ancora con gli assistenti e gli stili, oppure puoi usare i componenti preconfigurati. Costruiamo insieme la prima parete. Fatto! Fai un clic destro per confermare l'apertura e seleziona il punto di trasporto per l'anteprima. Seleziona con dei clic i settori predisposti in pianta per le aperture. Le altre aperture vengono realizzate esattamente allo stesso modo. Se desideri cambiare qualcosa, seleziona una o più aperture mediante dei clic e verifica la palette Proprietà.
Rileva la scala preconfigurata e inseriscila nel punto di partenza indicato. Ora, devi semplicemente definire la direzione di sviluppo della scala. Fai doppio clic sui vani per accedere alle loro proprietà. Nelle proprietà, puoi personalizzare i singoli vani. Al fine di vedere tutto correttamente, a volte è necessario definire alcune opzioni. Torna all'assistente, apri la scheda Solai e richiama la funzione Solaio. Ora, seleziona i vertici esterni dell'edificio. Assegna i livelli al solaio del quadro 102 e aprilo. Rileva il componente platea fondazione e attiva la ricerca delle aree. Ora basta fare un clic all'interno del contorno esistente e il gioco è fatto. Apri la struttura opera, assegna i livelli del solaio al quadro 103 e aprilo. Rileva il componente solaio e inseriscilo per punti, oppure con l'aiuto della ricerca delle aree. Seleziona la funzione foro solaio dall'assistente, attiva il solaio e inserisci il foro. Ecco come si crea rapidamente un intero piano. Nella prossima lezione, tutto è pronto per creare il piano superiore. Ora conosci tutto quello che ti serve per procedere da solo.